speciale Radio 1 Sport. Vivi città. Buongiorno, benvenuti allo speciale Vivi Città 2024, 40esima edizione della corsa podistica che ci lega a doppio filo da sempre con Radio 1, organizzata da WISP, quest'anno ancora una volta in tantissime città italiane. Io sono Giacomo Prireschi e saluto qui vicino a me Tiziano Pesce, presidente WISP. Ciao Tiziano, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, dal 1984 ad oggi, al 2024, è stato un lungo viaggio con davvero tante tappe importanti. Intanto Tiziano, raccontaci, perché ovviamente saremo insieme per un'ora, parleremo delle varie città, delle varie iniziative di questo Vivi Città 2024, ma non solo, daremo anche il via, come sempre, come da tradizione, alle 9.30 alla corsa in contemporanea in tutta Italia. Ma prima di tutto, Tiziano Pesce, raccontaci cosa rappresenta il 40esimo anno, no, di attività di Vivi Città. Una grande festa, un grande compleanno. Oggi spegniamo insieme 40 candeline, ancora una volta Vivi Città, manifestazione podistica che si correrà, si camminerà in decine di città, rappresenterà un punto altissimo di attenzione verso lo sport, ovviamente, verso lo sport sociale, lo sport di base, ma come sempre verso i temi dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà e ancora una volta, purtroppo aggiungo, della pace. Sì, perché insomma, come ogni anno, no, scegliete in qualche modo una sorta di motto della manifestazione. Quest'anno è la corsa della pace e diciamo che in un periodo così travagliato, l'avrete sentito anche nello speciale qui di Radio 1 poco fa e anche nei vari GR, è un periodo davvero travagliato a livello geopolitico per il nostro mondo e ancor di più, no, in questo caso, anche se nel suo piccolo lo sport può fare qualcosa in qualche modo per veicolare messaggi di pace. Assolutamente sì, la WISP lo fa da 76 anni e siamo convinti che il movimento sportivo di base, il movimento di promozione sociale possa ricoprire un ruolo importante di sensibilizzazione verso ovviamente i cittadini e le cittadine, ma verso soprattutto i decisori politici. E quindi ancora una volta, anche se a volte può sembrare anche banale, si alza veramente un grido dal nostro paese, dalle nostre città oggi di Vivi Città, verso l'Unione Europea, verso ovviamente gli stati che con l'ONU in questi mesi, in queste ore direi, dopo i fatti che abbiamo visto, ascoltato questa notte, possa veramente portare un'inversione di tendenza. Sono momenti sicuramente difficili. Vivi Città è molto vicina anche alle popolazioni della Palestina, perché come sai Giacomo, come sanno bene i radioascoltatori di Radio 1 Rai, perché voi ci accompagnate da 40 anni nel promuovere Vivi Città. Vivi Città negli anni è stata messaggera di pace, si è corsa anche proprio nei territori palestinesi occupati, nei campi profughi, e quindi l'augurio è anche di poter tornare nella prossima edizione, in occasione della prossima edizione, in quei territori. Significherà che la guerra sarà finita. Eh sì, sono d'accordo, un messaggio importante anche questo, ovviamente, sperando davvero che tutto quello che stiamo vedendo in questo periodo, ancora molto in divenire, finisca. E allora, Tiziano Pesce, diamo anche un po' di numeri di questa manifestazione, sono sempre importanti perché comunque è una manifestazione unica nel suo genere, è una corsa podistica, c'è la gara e poi c'è anche la camminata ludico-motoria, quindi ovviamente si abbracciano tutte le tipologie di atleti e non, mettiamola così, ma cerchiamo di capire, perché si corre in tante città, si corrono tanti chilometri e quant'altro. Dacci un po' di numeri su questa edizione. Sì, hai detto bene Giacomo, Vivi Città quindi che come ogni anno si corre sulla distanza competitiva dei 10 chilometri, quindi al via accanto a semplici appassionati, possiamo dire, della domenica, anche atleti importanti, ma poi diciamo il popolo di Vivi Città si esprime al meglio nelle passeggiate, nelle camminate ludico-motorie che accompagnano tutte le prove competitive, quindi con una partecipazione veramente aperta a tutte e a tutti. Abbiamo città che porteranno fra pochi minuti ai nastri di partenza anche migliaia di studenti delle scuole del territorio. Tra l'altro arriviamo oggi dopo aver
camminato e corso quasi 30.000 chilometri in queste 40 edizioni, arriviamo a sfiorare i 2 milioni di partecipanti dal 1984 al 2023 con 110 città coinvolte. Oggi correremo e cammineremo in 38 città, dal nord al sud, Sardegna ovviamente, Sicilia comprese, ma poi sicuramente ne parleremo più tardi. Vivicità è anche la manifestazione dedicata all'inclusione, che si corre e si cammina anche all'interno di decine di istituti penitenziari del nostro paese. E allora noi faremo insieme un viaggio, no? In giro per l'Italia per conoscere le varie manifestazioni nelle varie città, partendo però in questo momento da Roma alle 9.30, come in tutte le altre città. Si partirà dalla Moschea di Roma. Devo dire che è un percorso molto interessante, un percorso lo definirei emblematico, tra virgolette, perché si passa davanti alla sinagoga nel quartiere ebraico e poi si conclude, no, questa corsa alla Basilica di San Pietro. Questi sono ovviamente tre luoghi simbolo e in questo momento hanno ancor più valore, diciamo, anche per quello che sta succedendo in giro per il mondo. Io direi a questo punto, se siamo pronti, di collegarci proprio con Roma, ai nastri di partenza, dove c'è per noi, se non sbaglio, Simone Menichetti, presidente WISP di Roma, che salutiamo intanto. Buongiorno e benvenuto a Radio 1. No, io non sono Simone, sono Carlo Paris, comunque sempre dalla Moschea. Buongiorno a tutti. Devo dire che questa corsa, questo Vivicità da Roma, quest'anno mi e ci riporta in un posto pieno di simboli e di significati religiosi come Gerusalemme, il centro del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'islamismo, e il tutto attraverso una corsa, il tutto attraverso lo sport, in un momento estremamente particolare per quelle terre, per quei territori martoriati da sempre, ma in più anche da questa drammatica guerra. C'è chi attraverso lo sport prova ad aiutare, ad aiutare il dialogo. C'è anche chi, ecco, per questo è molto importante, c'è anche chi invece si oppone e non vuole che genitori, madri di bambini, di giovani soldati palestinesi e israeliani morti per la guerra possano dialogare tra loro in un momento di pace. Ecco perché tutti questi segnali di pace e questi messaggi di pace vengono combattuti da chi non la vuole. Questo lo sport deve aiutare proprio ad abbattere questi modi di pensare, questi muri, questo buio totale che c'è in questo momento. Allora, ecco, Carlo, intanto scusa. Quest'anno è particolarmente importante. Allora, Carlo Paris, intanto scusaci, ovviamente abbiamo fatto un po' di confusione. Collega, chi meglio di te può raccontare, no, questo legame fra sport, diciamo, è quanto succede nel mondo in questo momento? Tu che insomma hai lavorato nel mondo dello sport tanto tempo, sei stato anche corrispondente a Gerusalemme, quindi conosci davvero sport e geopolitica benissimo. Ecco, cosa rappresenta lo sport, cosa rappresenta Vivicità in momenti di questo tipo e quali sono alla fine nel piccolo, no, di queste manifestazioni le cose buone che possono in qualche modo, no, riuscire ad essere veicolate tramite manifestazioni di questo tipo? Ci sono dei piccoli segnali, sì, saranno anche piccoli, ma sono importanti. Guai se non ci fossero neppure questi piccoli segnali. Un incontro, io prima dicevo che c'è chi si batte contro la pace, c'è chi si batte contro l'integrazione, contro il dialogo tra queste differenti culture, differenti religioni. Pensate che c'è ogni anno, ci sono due, tre corse come questa che si svolgono sotto il lunghissimo muro divisorio tra Israele e Cisgiordania, e a queste corse partecipano le madri di ragazzi israeliani e palestinesi che sono stati ammazzati tra i nemici, dunque madri che sono rimaste senza figli proprio a causa di questa guerra. Ecco, è un segnale, è sport, è attività, è momento di
di incontro, non momento di divisione, e questo lo sta facendo anche Vivicità con la WISP. E allora Carlo Paris, intanto grazie per essere intervenuto qui a Radio 1 e buona corsa, no? Perché parteciperai alla corsa fra poco, fra meno di 15 minuti. Allora, grazie a Carlo Paris, Tiziano Pesce, ecco, parliamo anche un po' di Roma, no? Perché d'altronde gireremo un po' per tutta Italia, ma come sempre la partenza di Roma è centrale nella capitale d'Italia, con tanti personaggi e sempre dei percorsi molto belli che attraversano la città e hanno sempre dei significati importanti. Sì, quella di oggi, la Vivicità di Roma, assume appunto un significato ancora più importante degli altri anni. Parlavamo di pace e quindi la staffetta, come hai anticipato, partirà proprio da un luogo simbolicamente molto, molto importante come la moschea, toccherà la sinagoga per arrivare in piazza San Pietro. E avremo anche la partecipazione accanto a una rappresentativa di podisti, delle associazioni, delle società sportive affiliate al comitato WISP di Roma, anche una partecipazione veramente importante e straordinaria, quella di Andrea Bodi. Dico Andrea Bodi perché poi ovviamente parliamo del ministro per lo sport e i giovani, ma il ministro parteciperà come cittadino, proprio per dare una testimonianza personale dell'importanza di Vivicità come messaggera di pace. Di questo ovviamente siamo molto orgogliosi, e un ringraziamento ovviamente particolare va al Comitato di Roma e a tutta la rete dell'associazionismo sportivo di base, che colgo l'occasione ovviamente per ringraziare in questi momenti storici così complicati, anche con tutte le emergenze che si sono addizionate in questi anni dopo la pandemia. Quindi un tessuto associativo che si regge ancora molto sul volontariato, veramente, che non finiremo mai di ringraziare. Allora torniamo a Roma, anzi rimaniamo a Roma in questo caso, perché con noi collegato c'è Vittorio Di Trapani, presidente della FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana. Ciao Vittorio, intanto buongiorno, anche te credo tu sia pronto, no, a partecipare a questa gara. Cosa rappresenta per te, insomma, Vivicità in questo periodo così travagliato? Buongiorno a voi. E questa è una straordinaria occasione, come sempre lo sport, in particolare lo sport sociale, è una straordinaria occasione di mettere insieme le diversità, di inclusione, di fratellanza, e oggi più che mai ce n'è assoluto bisogno. Lo sport, praticare lo sport tutti insieme, e quindi ovviamente anche il racconto dello sport, raccontare lo sport che può mettere insieme diversità e quindi costruire occasioni di pace. Cosa che tra l'altro Radio 1 e il giornale Radio Rai fanno in maniera straordinaria nel racconto dello sport, ed è il motivo per il quale oggi come Federazione a Stampa abbiamo ritenuto di essere qui accanto a WISP a partecipare a Vivicità, perché oggi più che mai c'è bisogno di chiedere pace. È un qualcosa, no, che poi lega a doppio filo, no, la stampa, i giornalisti, no, perché siamo tutti coinvolti in questo processo, in questo momento così difficile nel mondo, Vittorio. Ci dobbiamo sentire tutti coinvolti perché ci riguarda, e quindi abbiamo il dovere di metterci la faccia, di partecipare e di aiutare a costruire percorsi di pace. Oggi si camminerà, si correrà, credo che ci dobbiamo dire che abbiamo bisogno di camminare, anzi di correre verso occasioni di pace. Questo è quello che oggi bisogna fare, credo che il messaggio che arrivi dalle tante città che oggi sono unite, grazie a WISP, grazie allo sport popolare con Vivicità. E allora grazie davvero a Vittorio Di Trapani, presidente FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana, buona corsa anche a te Vittorio. Ringraziamo Elena Fiorani, che è lì a Roma della redazione WISP e sta gestendo questi collegamenti, e salutiamo anche Simone Menichetti, presidente WISP Roma. Buongiorno, benvenuto a Radio 1. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora Simone Menichetti, ci racconti un po' la corsa a Roma, questo Vivicità 2024 nella capitale d'Italia. Beh, abbiamo scelto di effettuare una manifestazione, diciamo così, simbolica, con un gruppetto di podisti selezionati dalla WISP di Roma, cercando di unire, di mandare un messaggio, di unire i tre luoghi di culto della città, quindi partendo dalla moschea, passando per il portico d'Ottavia, per la sinagoga, arrivando a
a Piazza San Pietro, cercando mai come in queste ore ovviamente di inviare un messaggio di pace con quello che possiamo, con il movimento, con la corsa, ecco, con quello che abbiamo e con quello che possiamo. E non so se Tiziano vuole fare una domanda anche a Simone Menichetti, presidente WISP Roma. Sì, buongiorno Simone, intanto grazie a te e a tutto il comitato. Che aria si respira in questa vivicità così particolare, Simone? Ciao Tiziano, intanto buongiorno, intanto qui con noi è arrivato anche il ministro Andrea Bodi. Si respira un'aria in questo momento molto molto bella, perché il gruppetto si è riunito, il gruppetto di Bodisti, siamo davanti alla moschea e c'è davvero molta voglia di partecipare, insomma, di correre per inviare insieme alla WISP di Roma questo messaggio. E proprio qui accanto a me, diciamo, ho il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, e quindi lascio a lui a questo punto il microfono, diciamo. Allora, ringraziamo il ministro Andrea Bodi per essere qui con noi. Buongiorno, benvenuto a Radio 1 e insomma ci racconti questa esperienza, ha deciso di partecipare. Beh, il racconto potrò farlo dopo averla vissuta. Sì. Ho deciso di partecipare, come ho detto, perché credo che sia il momento di testimoniare in modo attivo e non soltanto con le parole, di fronte a certe questioni che la cronaca ci sbatte in faccia e ci impone con questa durezza, con questa asprezza. Io credo che ogni piccola testimonianza di ognuno di noi possa avere un significato. Ognuno può dare un contributo, non è che la pace si costruisca soltanto con le decisioni dei grandi della terra, ma anche degli uomini e delle donne, che ogni giorno possono dare appunto piccoli contributi di pace. E anche una corsa, una passeggiata, un percorso comunque condiviso come quello che faremo oggi qui a Roma, ma faremo anche in altre 38 città italiane, secondo me rappresenta qualcosa che dovrà arrivare a chi deve arrivare. Io spero di essere un messaggero. Bene, grazie davvero al ministro grazie per lo sport, Andrea Bodi, e buona corsa, buona giornata. E allora, cerchiamo un attimo di fare anche un po' d'ordine. Abbiamo sentito il ministro per lo sport a Bodi, Tiziano Pesce, presidente WISP, è sempre qui con noi. Fra circa meno di 8 minuti daremo il via alla corsa e andiamo anche, fra poco ci collegheremo con Caivano. Tiziano, ecco, come mai avete scelto questa città tra le tante, ovviamente, perché ogni città ha un suo significato, ogni luogo di questo Vivicità 2024 in qualche modo ci racconta qualcosa, no? Sì, Giacomo, intanto mi permetterai di ringraziare ovviamente il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, di ringraziarlo, di salutarlo per la sua partecipazione, una testimonianza importante, ma un ministro che sta mettendo molta attenzione in modo concreto allo sport sociale, allo sport per tutti. Sì, Caivano, perché oggi sarà una vivicità speciale per la pace e anche per la legalità. Caivano, un territorio non semplice, che in questi ultimi mesi è arrivato spesso alle cronache dei media, ma un territorio straordinario dal punto di vista anche delle opportunità e dal punto di vista dell'impegno della WISP, ma anche di una rete importante di organizzazioni del terzo settore che su quel territorio portano avanti progettualità. Penso al progetto La Bellezza Necessaria, organizzato su quel territorio grazie a WISP Campania, ad altre associazioni, sostenuto da Fondazione Con il Sud, che attraverso lo strumento dello sport di base porta avanti progetti importanti di educativa di strada, di educazione, soprattutto con i nostri giovani. Ecco che allora oggi essere con Vivicità a Caivano è davvero importante. Si partirà fra poco dal parco pubblico Falcone e Borsellino, si percorreranno le vie di Caivano e le vie del Parco Verde di Caivano. E quindi una grande attenzione dell'associazionismo del territorio, tra l'altro anche accanto a progettualità che si stanno portando avanti a partire proprio dal ministro per lo sport e i giovani su quel territorio, con un impegno anche importante del forum del terzo settore. Allora, direi a questo punto di collegarci proprio con Caivano. Lì per noi c'è un altro collaboratore della redazione WISP, Lorenzo Boffa, che salutiamo. Ciao Lorenzo, buongiorno, benvenuto a Radio 1. Buongiorno. Allora, siamo qui appunto a Caivano, al parco Falcone Borsellino. Ecco.
Sì, dici intanto, diamoci del tu, dici intanto, ecco, insomma, qual è l'atmosfera. Tra l'altro, credo, ora non ho visto il meteo in tutta Italia, ma è una giornata stupenda, no? Una giornata quasi estiva. È una giornata bellissima, fa molto caldo, le persone insomma si stanno scaldando. Adesso sono qui, accanto a me c'è Antonio Marciano, il presidente del WISP Campania. Ok, allora facciamo così, salutiamo anche Antonio Marciano, presidente WISP Campania. Io sono curioso perché Tiziano Pesce ha appena citato, no, un qualcosa di organizzato proprio a Caivano con la WISP Campania, con l'WISP Campania, la bellezza necessaria. Intanto vorrei sapere dal presidente Antonio Marciano, che saluto, buongiorno presidente WISP Campania. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Allora intanto ci dica cosa rappresenta Vivi Città per Caivano, per la Campania, questa manifestazione quest'oggi, e poi vorrei sapere qualcosa in più su questo progetto, La bellezza necessaria. Guarda, allora, Vivicità a Caivano è un segnale importante, in quanto Vivicità è la corsa dei diritti, la corsa della legalità, ed è importante dare un importante segno in questo territorio che è stato martoriato, secondo noi, dalla totale assenza delle istituzioni in 40 anni. Quindi con questa manifestazione è importante, ecco, dare un segnale che gli abitanti di Caivano hanno voglia di riscattarsi e sono vivi e sono cittadini attivi. E invece, allora, daremo fra poco la partenza proprio da Caivano in contemporanea in tutte le piazze d'Italia, come da tradizione qui su Radio 1, col presidente Tiziano Pesce. E Antonio Marciano invece, presidente WISP Campania, ci racconta cos'è La bellezza necessaria, una delle tante iniziative, no, WISP in Campania. Sì, La bellezza necessaria è un progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud, un progetto che ha l'obiettivo di costruire delle alternative ai giovani del territorio, alternative che noi costruiamo tramite le attività sportive, quindi tramite attività quotidiane di calcio, pallacanestro, pallavolo, arrampicata. Cerchiamo di riempire quartieri e di allontanare le persone dal fare altro, tra virgolette. Allora, Tiziano, non so se anche tu vuoi chiedere qualcosa ad Antonio Marciano, se, insomma, perché ci avviciniamo fra poco alla partenza, mancano meno di 3 minuti, 2 minuti e 15. Buongiorno Antonio, ma io colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff del progetto La bellezza necessaria, tutti gli operatori, le operatrici, e ricordare che lo scorso 21 marzo una rappresentativa di questi ragazzi era con noi a Roma, al Circo Massimo, per partecipare al fianco di Don Luigi Ciotti alla manifestazione annuale in memoria delle vittime innocenti della mafia. Quindi un link anche particolare tra WISP e Libera, associazioni di nomi, numeri e associazioni contro le mafie, contro ogni tipo di criminalità organizzata che l'WISP contribuì a fondare ormai quasi 30 anni fa. Allora, grazie ad Antonio Marciano, presidente WISP Campania. Noi rimaniamo a Caivano perché fra un minuto e mezzo ci sarà la partenza in contemporanea, come sempre, come da tradizione, qui su Radio 1. Lorenzo Boffa, non so se con te c'è qualcuno con cui daremo la partenza insieme al presidente Tiziano Pesce, se no insomma attendiamo un attimo. Lorenzo, allora non c'è. Allora, adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento. Tiziano, in 30 secondi, perché poi daremo il via, daremo la partenza della corsa, ci siamo quasi. E Caivano, abbiamo scelto di dare la partenza da qui perché? Lo dicevamo prima e lo sottolineiamo ora, proprio a pochi secondi dalla partenza. Un'associazione come la WISP, quindi ente di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, che da sempre, dalla sua nascita, va avanti a braccetto con la Costituzione, come ci piace ricordare, ovviamente in questo momento non poteva che mettere grande attenzione accanto alla pace, ai temi della legalità, ai temi del contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani. Allora, ci dovrebbe essere la signora Maria collegata con Lorenzo Boffa? C'è? Corretto. Perfetto. Sì. Mancano 10 secondi. Noi vogliamo essere puntualissimi, come sempre, per dare il via a Vivi Città 2024. Lascio la parola a Tiziano Pesce e la signora Maria per il via ufficiale. Allora, ci siamo, un grande abbraccio collettivo a tutte le città, a tutti i nostri volontari, a tutti i nostri operatori. Pronti? Partenza?
via. È partita Vivi Città 2024, c'è anche la signora Maria in sottofondo, 40 anni, compleanno di questa splendida manifestazione. E allora salutiamo anche la signora Maria che ha partecipato con noi alla partenza, la ringraziamo, non so se vuole dire qualcosa su questa splendida manifestazione, sull'atmosfera che si respira lì a Caivano. Grazie, buongiorno, salve, sono felicissima di essere qui a questo progetto della WISP Viva Città che si terrà in tutti il nazionale, e tra poco ci sarà questa corsa con i bambini per dimostrare la legalità di questo paese, e sono veramente felice di essere qua. Maria, adesso andiamo perché sennò tutta la corsa. Giusto, quindi è iniziata Vivi Città, signora Maria, se no. Allora ringraziamo la signora Maria per essere stata con noi, ringraziamo Antonio Marciano, presidente WISP Campania, e ringraziamo anche per la redazione WISP Lorenzo Boffa che come sentiamo sta partendo credo con la signora Maria. Allora Tiziano, da Caivano ci spostiamo, facciamo dei salti pindarici ma neanche tanto, da nord a sud, perché fra poco invece andremo a Reggio Emilia, con calma ovviamente, intanto è partita Vivi Città 2024. Reggio Emilia è una città simbolo per voi in qualche modo, perché? Perché lì davvero tante scuole, tanti ragazzi partecipano, lo fanno in tutta Italia ovviamente, perché Vivi Città è una corsa podistica che raccoglie, no, nel suo calderone persone di tutte le età, atleti e non e quant'altro, però a Reggio Emilia succede un qualcosa di particolare, quantomeno a livello numerico di partecipazione, no? Sì, come ogni anno Reggio Emilia rappresenta una tappa di Vivi Città con numeri veramente straordinari, con un coinvolgimento di tantissimi atleti nella prova competitiva, ma di anche migliaia di persone nella passeggiata ludico-motoria, e con una grande tradizione di partecipazione degli istituti scolastici della città e della provincia di Reggio Emilia. Tra l'altro quest'anno, per anche andare oltre l'atletica leggera, il podismo, la Vivi Città di Reggio Emilia ha un testimonial veramente di eccezione che ha partecipato anche pochi giorni fa alla presentazione ufficiale, Nicolò Melli, reggiano doc, cresciuto nella polisportiva reggiana di pallacanestro, oggi sappiamo tutti capitano dell'Olimpia Milano e ovviamente una stella della nostra nazionale. E mi permetterei, Giacomo, perché andando in Emilia Romagna credo che sia doveroso, ecco, fare anche una dedica, un pensiero alla purtroppo l'ennesima strage sul lavoro, ovviamente penso a quanto avvenuto pochi giorni fa nella centrale idroelettrica del lago di Suviana sull'Appennino bolognese, dove hanno perso purtroppo la vita 7 operai, 7 tecnici, quindi un pensiero veramente sentito da tutta l'UISP alle vittime, alle persone che hanno perso la vita, alle loro famiglie e anche, anche ovviamente ai feriti. Sì, assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo, Tiziano Pesce, quello delle morti sul lavoro è davvero un qualcosa che ormai da anni, no, fa parte delle nostre cronache, e i numeri sono dei numeri, li definirei davvero inaccettabili, ecco, e bisogna davvero fare qualcosa perché questi numeri diminuiscano. Allora, andiamo quindi a Reggio Emilia, intanto saluto anche al di là del vetro Ivano Maiorella, che è il capo ufficio stampa WISP, e la nostra regista Ombretta Conti, e insomma, perché faccio anche, voglio farvi i complimenti per l'organizzazione, perché davvero è una redazione praticamente giornalistica a tutti gli effetti, con collegamenti in tutta Italia, organizzato davvero molto bene, complimenti, perché immagino che anche questo, no, in ogni caso sia uno sforzo che WISP fa costantemente. Ti ringrazio, Giacomo, assolutamente, una redazione centrale appunto come hai ricordato, guidata dal nostro inossidabile Ivano Maiorella, ma con una, diciamo, una grande redazione diffusa sul territorio, 117 comitati territoriali, 19 comitati regionali, quindi una rete molto importante che a baricentro nel nostro ufficio stampa nazionale, nel nostro sito nazionale wisp.it,
e noi siamo, ecco, convinti che sia importante cercare di fare al meglio delle nostre possibilità quello che la WISP ogni giorno porta sul territorio, nell'organizzazione di attività sportive e non solo, ma sia anche importante comunicarlo. Allora ecco che noi diciamo comunicar facendo. E allora, Tiziano Pesce, tante persone, tanti ragazzi delle scuole come a Reggio Emilia, dove per la redazione WISP c'è Federica Imbrogli che salutiamo. Ciao Federica, buongiorno. Buongiorno da Reggio Emilia, siamo in una piazza della Vittoria, i competitivi sono appena partiti, è una splendida giornata di sole fortunatamente, e sono davvero tantissime le persone in piazza, è davvero una festa per il centro storico reggiano come lo è sempre stata, insomma, negli ultimi 40 anni. E ci sono tanti bambini, no? Tanti ragazzi, sì, e bambini. Moltissime scuole, la partecipazione a Reggio è molto sentita e ci sono una cinquantina di istituti scolastici che vanno dai nidi alle secondarie di primo grado, quindi una fascia molto ampia, e si accingono proprio adesso a partire, perché abbiamo visto partire i competitivi e si stanno preparando per, sono migliaia, si stanno preparando davanti all'arco WISP con una grandissima bandiera della pace che sfilerà sopra di loro, quindi anche un momento, per il momento storico, insomma, anche un messaggio molto importante, come siamo abituati a trasmettere con le manifestazioni WISP, Vivi Città in particolare, insomma. Allora, Federica Imbrogli, grazie. Intanto io vorrei chiedere anche a Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, ecco, il collegamento che è sempre molto, molto forte, no, tra WISP e la scuola, perché lo sport per tutti, ma voi lavorate molto, no, nelle scuole in generale, con tante iniziative. Assolutamente sì, non potrebbe che essere così. Del resto, ovviamente c'è una grande attenzione a tutti i livelli della nostra associazione al rapporto con il mondo della scuola. Del resto lo sport di base rappresenta nel nostro paese la terza agenzia educativa dopo famiglia e scuola. Oltretutto in questa fase storica che stiamo vivendo, con anche le riforme legislative del sistema sportivo, soprattutto del terzo settore, diventa oltremodo importante cogliere anche tutte le opportunità della cosiddetta amministrazione condivisa, e quindi le opportunità che sul territorio portiamo avanti insieme alle istituzioni, agli enti locali, ma anche e soprattutto al mondo della scuola. E c'è un tratto ovviamente fondamentale dello sport sociale che è proprio quello educativo, e quindi un impegno come quello che oggi abbiamo, ecco, simbolicamente a Reggio Emilia rappresenta un po', ecco, diciamo, è un po' la rappresentazione plastica dell'impegno che sul territorio portiamo avanti con i nostri comitati, i nostri settori di attività. E a proposito di questo, proprio a Reggio Emilia, Federica Imbrogli della redazione WISP dovrebbe avere un ospite, no? Che ci racconta, sì, meglio di questa partecipazione delle scuole, degli istituti e di quant'altro proprio in questa città. Esatto, qui con me c'è Elena Pieracci, che è un'insegnante dell'Istituto Comprensivo Einstein, un istituto che insomma partecipa storicamente alla manifestazione, è un'insegnante anche di educazione fisica oltre che della scuola primaria, quindi ve la passo subito per Grazie. Fare con lei un approfondimento. Grazie. Buongiorno Elena Pieracci, insegnante dell'Istituto Comprensivo di Reggio Emilia Einstein. E allora ci racconti un po', insomma, sono immagino tanti anni, no, che partecipa con la sua scuola a questa iniziativa. Cosa rappresenta per lei, cosa rappresenta per i ragazzi e qual è in generale anche, no, il valore dello sport in questi termini nella scuola, secondo lei? Buongiorno a voi. Oggi è una splendida giornata, la piazza è veramente gremita, è uno spettacolo meraviglioso vedere tutte queste persone, genitori, bambini con le magliette. La WISP organizza puntualmente questo evento in modo magistrale e per noi è molto importante, per noi insegnanti, far partecipare le classi, ma anche per noi genitori, mi metto anche nei panni dei genitori, certo, perché c'è un profumo di continuità educativa e di una Reggio Emilia che veramente vuole questo e soprattutto anche di un evento ecosostenibile che ci contraddistingue come città, ecco. Vedo veramente la partenza in questo momento e c'è proprio un clima di festa in modo corretto, ecco, educativo. Questo è molto importante, che gli enti riescano a collaborare così.
Elena Pieracci, le faccio una domanda prima di salutarla: qual è stata la risposta dei ragazzi in generale del suo istituto comprensivo? Perché io ricordo da piccolo, insomma, ai tempi della scuola, per me eventi di questo tipo erano qualcosa di bellissimo, no? Un momento di aggregazione, un momento anche, diciamo, per staccare, no, dalla vita quotidiana da studente. È un appuntamento di condivisione non solo con la propria famiglia, che è molto importante, una domenica qui con tutta la famiglia, ma anche con gli amici della scuola, non solo, perché vedo tanti striscioni con i nomi di tutte le scuole, gli istituti comprensivi di Reggio, e quindi i bambini si possono incontrare e conoscere. Quindi è una bella manifestazione, veramente, dal punto di vista, da tutti i punti di vista. E allora Elena Pieracci, insegnante dell'Istituto Comprensivo di Reggio Emilia Einstein, la ringraziamo per essere stata qui con noi su Radio 1, le auguriamo una buona giornata, una buona corsa, un buon Vivi Città 2024, e ringraziamo da Reggio Emilia anche Federica Imbrogli della redazione WISP. Grazie Federica e ciao, a presto. E Tiziano, da Reggio Emilia a Brescia, perché insomma dobbiamo ancora andare da nord a sud, quindi il nostro viaggio continua, e lo facciamo con a Brescia. Ecco, qui succede un qualcosa, anche questa la definirei ormai una tradizione, no? In qualche modo, di Vivi Città, il correre negli istituti penitenziari. Ieri si è corso nella casa di reclusione di Versiano e con noi c'è la direttrice degli istituti penitenziari Brescia, che saluto. Buongiorno e benvenuta a Vivi Città. Buongiorno, grazie. Allora, intanto a Brescia si è corso ieri, tra l'altro è un istituto penitenziario dove ci sono davvero degli spazi utili. Francesca Paola Lucrezzi, le chiedo, insomma, com'è stata questa giornata di sport in un istituto penitenziario, in un luogo così particolare, cosa rappresenta, no, anche per chi vive l'istituto penitenziario, una giornata del genere? Innanzitutto mi riaggancio a quello che diceva lei, ormai è una tradizione, è un appuntamento fisso si perpetua ormai da 28 anni, quindi i detenuti lo aspettano ed è un momento di festa condivisa con quella che è la città. Vivi Città, il carcere al centro, all'interno della città, il carcere come servizio reso alla città, e il momento della corsa è un momento di osmotica condivisione e di ingresso della città all'interno delle mura del carcere. Questo ha un significato che va oltre quello pratico materiale, che va al di là della manifestazione podistica che ieri hanno sostenuto ben 250 studenti di 5 istituti superiori bresciani, che sono entrati all'interno dell'istituto e hanno corso assieme a 70 detenuti e detenute, perché la peculiarità di questo istituto è che la presenza degli uomini e delle donne li vede partecipi copresenti in gran parte delle attività di tipo trattamentale, culturale e sportivo. Lo sport quindi è una, come dire, una livella, per dirla con le parole di Totò. Quando si corre si è tutti uguali, si pensa alla prestazione fisica, ma alla regola che sta dietro questa prestazione, alla disciplina e al sacrificio che porta anche alla preparazione di quella che è poi la prestazione. Quindi questo penso sia il valore aggiunto trasversale, sia per i giovani che sono entrati che per i detenuti che correvano con loro all'interno del carcere. Lo sport sicuramente è un elemento fondamentale dal punto di vista anche sociale. Ecco. Perché vediamo sempre più in questo periodo l'aumento, purtroppo, di giovani che fanno ingresso anche all'interno degli istituti penitenziari, giovani e giovanissimi, per cui l'aggregazione, il senso di comunità e il potenziamento delle attività sportive già prima, diciamo, di questi momenti focali è indispensabile proprio per una tenuta del sistema sociale. Francesca Paola Lucrezzi, direttrice degli istituti penitenziari di Brescia, ha parlato proprio di ruolo sociale dello sport in una modalità. Io le chiedo, ma invece a livello anche di reinserimento sociale dei detenuti, quale può essere il ruolo dello sport, quale può essere il ruolo di eventi come questo, come quello di Vivi Città, negli istituti penitenziari italiani? Sicuramente tutto ciò che non è emarginazione ed esclusione è risocializzazione.
al di là degli elementi pratici messi a disposizione, è un pensiero la risocializzazione, il pensiero di non essere esclusi, il pensiero di sentirsi ancora una risorsa e di vedersi riconosciuti non solo per il reato che si è fatto, ma anche per la persona che si è e per le risorse che si possono riscoprire. E sicuramente l'attività sportiva è un elemento di riflessione e di ricostruzione della persona. Quindi questo è veramente da tenere in considerazione e da preservare. Al di là di questo, a Brescia ci sono state tantissime esperienze con la WISP anche negli anni passati, sì. Corsi di formazione per arbitri, persone che sono uscite in misura alternativa dal carcere grazie proprio ad attività lavorative o di volontariato presso associazioni sportive e presso la WISP, e che poi hanno avuto la fortuna di continuare con l'impegno in un percorso di legalità. Le chiedo brevemente di raccontarci com'è andata ieri. Avete corso sabato, avete corso insomma nel perimetro del carcere, se non sbaglio, poi mi dica lei, mi corregga, e anche all'interno di un grande spazio verde che è il vostro campo sportivo, il campo di calcio, no? Sì, la corsa sistematicamente ogni anno si ripete da lì in questo spazio bellissimo che è un campo di calcio all'interno delle mura dell'istituto, che è il valore aggiunto assolutamente, certo, di questo istituto penitenziario, perché permette di sviluppare tutta una serie di attività in un ambiente che non sembra soltanto un ambiente di restrizione e di reclusione, e questo spazio verde sarebbe importantissimo preservarlo e sarebbe importantissimo ampliare questi spazi verdi all'interno di tutti gli istituti penitenziari, perché sono spazi di ricostruzione di vita. Grazie davvero per questa testimonianza a Francesca Paola Lucrezzi, direttrice degli istituti penitenziari di Brescia. Grazie e buona giornata, insomma. Grazie davvero per essere stata con noi qui su Radio 1. Tiziano Pesce, presidente WISP nazionale, da Nord torniamo a sud, andiamo a Bari, fra pochissimo ci collegheremo proprio con la città di Bari, dove si sta correndo in questo momento Vivi Città 2024, anche lì come in 38 città d'Italia. E Bari, ecco, cosa rappresenta invece per Vivi Città? Che cosa succede a Bari? È una, anche lì, no? Una corsa in cui davvero ci sono degli elementi distintivi rispetto magari ad altre città. Sì, Giacomo, Bari rappresenta per Vivi Città veramente la tradizione unita all'innovazione. Bari ha corso, ha camminato tutte e 40 le edizioni di Vivi Città, quindi sin dal primo anno, e accanto a una linea di partenza che ha visto sempre atleti importanti, atleti che poi hanno fatto la storia dell'atletica leggera del nostro paese, non solo, ma con una fortissima partecipazione, ecco, di cittadine, di cittadini, per, come dire, quella che è la vera essenza dello sport per tutti e per tutte. E poi Bari ha rappresentato, io credo che, ecco, questo non guasti mai, anzi sia un elemento molto importante, sono appunto tempi complicati, però non dobbiamo dimenticarci, ecco, di quando è possibile riappropriarci anche di, diciamo, della voglia di stare insieme con gioia, con festa. E Bari ha rappresentato sicuramente la vivicità più festosa, la vivicità più colorata. Se mi permetti, Giacomo, certo, un flash ancora sul carcere, perché parlavi da nord a sud, e ovviamente da nord a sud, sì, diamo anche qualche dato anche delle altre iniziative. Le altre iniziative, perché saranno oltre 20 gli istituti penitenziari che da ieri, appunto, con il prologo di Brescia, ma anzi con un'anticipazione anche nei giorni scorsi nella casa circondariale di Ragusa, domani saremo a Catania a correre Vivi Città a Catania, poi tantissimi istituti penitenziari, anche istituti minorili. La direttrice degli istituti penitenziari di Brescia ha sottolineato come il carcere sia al centro delle città. È un aspetto da non dimenticare. Il carcere è un pezzo delle nostre città. Spesso si ragiona come se il carcere fosse un luogo extraterritoriale. E colgo l'occasione ovviamente per ringraziare non solo le direzioni degli istituti penitenziari, l'amministrazione penitenziaria, ma tutto il personale educativo del Ministero che opera all'interno degli istituti, e la polizia penitenziaria che ovviamente fa
un lavoro importantissimo ed è un corpo di polizia che fa molto per riuscire ad organizzare anche le nostre iniziative, le nostre manifestazioni all'interno degli istituti. Hai fatto bene a ricordarlo, Tiziano Pesce, una macchina organizzativa complessa che si fa trovare sempre presente e pronta per far sì che queste iniziative, queste manifestazioni possano poi accadere. Dicevamo Bari, e allora andiamo a Bari, dove c'è Federica D'Auria, presidente WISP Bari, che salutiamo. Buongiorno, benvenuta a Radio 1. Buongiorno, grazie. Ecco, buongiorno. Intanto, parlavamo di sicuramente grande festa a Bari, sento la musica, sì. Insomma. Si sente una... Grande festa, c'è appena stato lo start, sì. Quindi una folla, quest'anno tutto sold out, l'anno scorso alcuni podisti rimasero così dissuasi dalle condizioni meteorologiche che poi magicamente, curiosamente, prima dello start migliorarono all'improvviso. Quest'anno il meteo è stato dalla nostra parte, tantissimi partecipanti, ma soprattutto una macchina organizzativa degna di rispetto, di tutto rispetto, che ha coniugato, come sempre Vivicittà coniuga il valore dello sport, dell'attività motoria, quella non agonistica, no? Non quella dei podi, con dei valori importanti. Quest'anno abbiamo ripreso il tema della prevenzione, perché abbiamo allestito al villaggio delle iscrizioni, grazie alla collaborazione naturalmente dell'ordine dei medici e cardiologi, un vero e proprio villaggio della prevenzione, dove sono stati agli iscritti ma anche ai non iscritti è stato offerto un elettrocardiogramma gratuito con la misurazione della glicemia, e questa è stata una vista all'affluenza, ha rappresentato per noi un'ulteriore vittoria. Sono d'accordo assolutamente, anche quello della prevenzione, no? Quando si fa sport è sicuramente un tema molto importante, e voi lo avete affrontato in questo modo, con quindi un vero e proprio villaggio della prevenzione. Certo, dove... un villaggio della prevenzione, sì, dove i medici hanno eseguito gli elettrocardiogramma, hanno prelevato insomma i valori della glicemia. Tra l'altro, sì, non è la prima volta in cui il Vivicittà si sposa con la salute, perché qualche anno fa abbiamo valorizzato l'obiettivo della Bari città cardioprotetta, quindi abbiamo organizzato in seno a Vivicittà con la cardiologia dello sport un evento collaterale finalizzato alla formazione di soccorritori, ecco. Quindi abbiamo formato una cinquantina di soccorritori con un corso BLSD, sempre questo in seno a Vivicittà, quindi la ripresa di questa iniziativa si pone in continuità con la valorizzazione della salute. Eh sì, Veronica D'Auria, perché assolutamente, no? Si parla di sport, ma la prevenzione è fondamentale, e ha citato anche un'altra questione sicuramente molto molto importante, in generale il primo soccorso, che spesso è decisivo in situazioni di emergenza, sì. e c'è sì, bisogno sì, no, sì, di sì. formare, no? Un po' tutti noi, diciamo, dovremmo, certo, essere formati almeno a livello base sull'assistenza, sul primo soccorso di una persona. Beh, no? La decisività della tempestività del soccorso è stata dimostrata con l'evento che nel 2018 ci ha allarmato un po' tutti, perché un podista ha subito un arresto cardiaco a pochi minuti, insomma 2-3 minuti dalla gara, ed è stato salvato grazie alla tempestività del soccorso e grazie soprattutto al presidio sanitario del Vivicittà. Ecco. E abbiamo preso lo spunto da quell'evento proprio per sensibilizzare tutti i cittadini, come ha detto lei poc'anzi, a formarsi. Ecco perché parliamo di Bari città cardioprotetta, e quest'anno parliamo di Bari città della prevenzione. Non si smette mai di imparare, di crescere, continuamente, no? Riuscire ad aggiungere nuovi tasselli con Vivicittà. Tiziano, sì, Pesce, non so se vuoi chiedere qualcosa a Veronica D'Auria a proposito della manifestazione. Ciao, a Bari. Ciao Veronica, intanto grazie, complimenti come sempre, grazie per aver sottolineato quest'altro tema per noi fondamentale, quello della prevenzione, della promozione della salute. Ma Giacomo, io credo che con questo ultimo collegamento con Bari, con la Vivicità di Bari, si possa affermare come il recente riconoscimento da parte della nostra Carta Costituzionale
del valore sociale, educativo, di promozione del benessere psicofisico, dell'attività sportiva in tutte le sue forme. E beh, credo che quest'ora che abbiamo passato insieme proprio sottolinei i vari valori di questo splendido nuovo comma dell'articolo 33. Poi, se mi permetti, Giacomo, avendo in collegamento la presidente del comitato WISP di Bari, sì, io farei un grande ringraziamento a un nostro dirigente storico, già presidente del comitato di Bari, da cui proprio Veronica ha preso il testimone qualche anno fa, Elio Di Summa, oggi responsabile del nostro comitato etico nazionale. Ringrazio lui e non credo non si offenderà se dico che fra pochi giorni compierà 80 anni, quindi un compleanno speciale di un dirigente che continua sul territorio a portare avanti una splendida attività di volontariato. Quindi ringrazio, saluto e abbraccio virtualmente Elio Di Summa per veramente ringraziare e abbracciare tutta la splendida famiglia della WISP, tutti i nostri dirigenti, tecnici, operatori, le associazioni e le società sportive che fanno un lavoro straordinario sul territorio e che in questi mesi hanno fatto veramente un lavoro durissimo nell'organizzare Vivi Città. Ecco, magari dirò una banalità. Sì, ecco Veronica, Dori, non so se vuoi dire qualcosa su questo dirigente storico e sull'importanza delle persone. Infatti l'importanza delle persone. Sembra una banalità, ma non lo è. Sì, sembra una banalità, ma Elio Di Summa ha rappresentato l'emblema del dirigente che valorizza gli eventi non in sé, ma soprattutto ha contribuito a connotare tutti gli eventi della WISP di valori importanti e risale alla sua idea, alla Vivi Città, che ha consentito di adottare un parco. Quindi lui ha coniugato Vivi Città con l'ambiente e questo è molto importante, perché si parla di diritto allo sport, ma si parla anche di diritto a fare sport in un ambiente che sia pulito, certo, donde luoghi quindi sani. Lo sport in luoghi sani, ecosostenibile, ma il diritto all'informazione, il diritto all'istruzione. Quindi ringraziamo Elio Di Summa per aver davvero posto le basi, le fondamenta, perché soprattutto Vivi Città si connotasse di questi valori e soprattutto di solidarietà, perché non ha perso occasione per inserire, per trasformare questi eventi sportivi in contenitori di azioni solidali nei confronti dei più deboli. Grazie davvero a Veronica Dauria, presidente WISP Bari, grazie, buona corsa anche a lei. E allora, Tiziano Pesce, siamo in chiusura, non finisce però la giornata di Vicittà, che sarà lunghissima per tutti gli atleti partecipanti, gli amatori e quant'altro, e non solo, anche per voi che sarete in giro a continuare a promuovere la corsa. Non so se vuoi dire qualcosa prima di salutarci, pensavo al tema ecosostenibilità, non so, qualcosa del... Assolutamente, Giacomo, fondamentale per Vivi Città lo slogan di quest'anno che ci accompagna è movimenti sostenibili, quindi un'attenzione al riciclo, al riuso, alla promozione della mobilità sostenibile, all'utilizzo dell'acqua di rete, e chiuderei con questo, perché come succede dal 2009, anche quest'anno con la collaborazione di LifeGate, le emissioni che calcoleremo di CO2 imputabili a Vivi Città contribuiranno alla riforestazione in Madagascar e alla tutela di oltre 6.000 metri quadrati di foresta. Grazie a Tiziano Pesce, e ora c'è il GR1 e poi Extra Time. Un saluto da Giacomo Prioreschi. Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.